piccola pazzia ci fa andare più lontano. L'amore è una palla di neve che vuol rotolare, che si vuole ingrandire. Ogni piccola pazzia ci fa stare più vicino. L'amore è un raggio che seduce chi come noi aspettava la luce. Amici di Spazio Juve, un caro saluto da Corrado Parlati. Il derby Juventus-Torino si avvicina, così come l'uscita del suo disco. Siamo in collegamento con Marco Ligabue. Pronto Marco? Pronto, eccoci qua, ciao a tutti. Allora Marco, ci possono essere vari motivi per i quali si sceglie la propria squadra del cuore. Come nasce la tua passione per i colori granata? Guarda, Torino ho cominciato a tifarlo quando avevo 6 anni, perché mi avvicinai insomma in quel periodo un po' al calcio, e il Torino vinse il suo ultimo scudetto proprio nel 76. Era quella stagione fatta di grandissimi campioni come Pulici, Claudio Sala, e da lì insomma, ovviamente, dopo, quando ti avvicini una squadra, dopo è quella per tutta la vita. Domenica alle ore 15 ci sarà il derby. Che partita ti aspetti e cosa ne pensi del campionato disputato fino ad ora dalla tua squadra? Ma guarda, io del Torino sono molto contento. Sono molto contento perché insomma, adesso è da un po' di giornate, magari che non sta vincendo, non ha fatto grandi risultati, però è riuscito in qualche modo a fare veramente un bel percorso di crescita come squadra. Erano anni che non si vedeva un Torino, insomma, anche in qualche modo garantirsi la salvezza con diverse giornate, insomma, anche se non è ancora matematicamente salvo, però insomma veramente insomma, è riuscito a sganciare le ultime già da qualche giornata. E mi piace molto Ventura, che ha dato un'identità, che sta tirando fuori dei giovani interessanti. Finalmente abbiamo un calciatore vero, vero, ma nel vero senso della parola, che è Alessio Cerci, che è un vero spettacolo da guardare, perché comunque le 3-4 giocate importanti le fa ogni partita. Quindi sono molto contento del Torino di quest'anno. Come viene vissuto il derby da voi tifosi del Torino, e qual è il derby più bello ed emozionante al quale hai assistito? Ma guarda, io ovviamente insomma, il derby tra i due lo sento, non lo sento magari come chi abita a Torino, immagino che chi abita lì insomma la abbia forse proprio più spiccata la rivalità tra Torino e Juve, perché vivendo in quella città io insomma, essendo un po' fuori, lo sento un po' meno questo sapore, anche perché poi sono anni che veramente c'è stato ahimè una differenza tra Juve e Torino che insomma, non erano neanche paragonabili. Cioè, spesso il Torino era in B, la Juve sempre insomma, molto in alto, insomma, c'era veramente troppa distanza tra le due squadre anche per avvertire un po' un senso di competizione. E io ho visto un derby allo stadio delle Alpi dove il Torino aveva vinto e c'era ancora Martin Basket, mi ricordo era stato un autorete di Fortunato che giocava nella Juve, insomma, quindi mi ricordo quel derby davvero in modo particolare perché l'ho vissuto in prima persona. Quello invece che più mi piace da ricordare è il famoso 3-2 quando la Juve vinceva 2-0 e il Torino fece quella rimonta incredibile in pochi minuti. Allora, quale giocatore delle due squadre vedresti meglio nei panni di una rockstar in base ad aspetto, modo di giocare e di essere? Allora, nel Torino, come rockstar, beh, ci vedo molto Cerci, è il più estroso, ha anche i capelli un po' lunghi, insomma anche l'aspetto, il look un po' da rocker, no? Ce lo vedrei su un palco. Nella Juve, fammici pensare un attimo, una rockstar, lui adesso mi sembrano più bravi, tutti più bravi ragazzi, tutti con il capello corto, precisini, perché anche davanti c'è Matri che però insomma i capelli corti. Nella Juve faccio più fatica a vedere una rockstar anche fisicamente parlando, mi sembrano più che delle rockstar e dei cantanti da talent show. No, nel senso che insomma, mi sembra più insomma, anche diciamo così
proprio nell'aspetto fisico, un po' più tranquilli, insomma, me li vedo meno esagitati, meno scatenati, riesco a immaginarmi di meno su un palco. Sì. Passiamo adesso alla musica. Da qualche mese hai deciso di intraprendere la carriera da solista. Come mai hai fatto questa scelta? Ti mancano i Dio? Ma guarda, ho fatto questa scelta perché mi sono arrivate tantissime nuove canzoni in maniera inaspettata. Diciamo che io mi sono defilato dai Rio perché venivo da un percorso bellissimo in 10 anni, però sentivo che quel ciclo, il meglio di me l'avevo già dato, e quindi mi sono fatto una parte, e i Rio, diciamo, non mi mancano, nel senso che adesso ho la testa su altre cose. Poi ovviamente ho fatto 10 anni talmente belli che cioè, li ho sempre presenti nella memoria. E come dicevo, sono partito da solista proprio perché inaspettatamente mi sono arrivate tante nuove canzoni, c'avevo un racconto mio personale che era talmente forte nel mio stomaco, nel mio cuore, che ho detto questa volta, insomma, è giusto che te lo vai a cantare tu, Marco, e quindi ho, in maniera molto spontanea, così ho deciso di fare questo passo. Per coloro che acquisteranno l'album su iTunes, in omaggio c'è la canzone Casomai, dedicata a Pier Mario Monosini. Che rapporto avevi con lui? Guarda, con Pier Mario avevo un rapporto bellissimo. Pier Mario è una persona bellissima. E ci siamo usciti non tantissime volte, ci saremmo visti una decina di volte in tutto, però veramente con lui già dal primo momento sembrava di aver passato degli anni, sì, mi sembra una di quelle persone che appena incontri ci sei amico da sempre. Avevamo in comune la passione per il calcio, per la musica, per le belle serate, per le cose semplici, anche solo ritrovarci tra amici a mangiare una pizza e passare tutta la sera a raccontarci un po' di cazzate, a condividere sogni, passioni, quindi insomma era davvero un rapporto bellissimo. Tra le altre cose sei fondatore, responsabile e coordinatore del Bar Mario. Puoi darci qualche anticipazione sul raduno che state organizzando per gli iscritti? E che rapporto hai con tuo fratello Luciano? Ma guarda, allora, il raduno che stiamo organizzando ci sarà il 16 giugno a Reggio Emilia, quindi insomma su quello ci stiamo avvicinando, non manca tanto, tutte le informazioni si trovano nei siti ufficiali di Luciano. Luciano ha un rapporto bellissimo, da sempre, ci vogliamo bene, ci stimiamo reciprocamente, condividiamo da sempre la passione per la musica, io ho sempre cercato di supportarlo in ogni modo, ci sono sempre stato al suo fianco facendogli il fan club, la parte di comunicazione web, insomma tutto quello che si poteva, quindi che dire, è una cosa bellissima, una grande fortuna per me essere fratello.